Di cosa parliamo oggi? Parliamo dell'istituzione dello sportello assistenti familiari, più semplicemente, più comunemente chiamato sportello badanti, che abbiamo istituito sul territorio non solo del comune di Saronno, ma di tutto il distretto. Abbiamo qui l'assessore Borghi del comune di Geranzano e l'assessore Caruso del comune di Caronno, scusami, talvolta io non ricordo neanche il nome dei miei figli, quindi figurati, va bene, perché appunto è una iniziativa che ha valenza distrettuale. Da cosa nasce? Nasce naturalmente dal aver rilevato una esigenza del territorio, le persone che hanno bisogno di assistenza per i propri cari anziani o portatori di handicap spesso si rivolgono o col passaparola o ad associazioni più o meno volontaristiche, che però non danno certezza di garanzia delle persone che indicano, che propongono, che promuovono, e questa esigenza del territorio si incrocia con due provvedimenti della Regione Lombardia, una legge regionale del 2015 e una DGR del 2018, che hanno sostanzialmente istituito dei fondi a favore delle famiglie che devono ricorrere a questo tipo di servizio. Le normative regionali parlano di caregiver, è il termine che si usa comunemente. Io non amo gli anglicismi, per cui preferisco continuare a parlare di assistenti familiari piuttosto che di badanti, semplicemente, anche se forse meno elegantemente. In buona sostanza, poi passerò la parola alla dottoressa Zucchi, che sugli aspetti tecnici e normativi è assai più preparata di me. In sostanza, questi sportelli potranno indicare, fornire alle famiglie che ne facciano richieste i nominativi di persone formate o con esperienza certificata, che una volta assunte permetteranno alle famiglie, in forza di questi fondi regionali, di ottenere un risparmio sui contributi previdenziali da pagare a favore di questo personale. La cosa importante è appunto che le associazioni che hanno aderito alla nostra proposta e che si sono messe a disposizione, che hanno istituito gli sportelli sul territorio, si tratta di Energheia, abbiamo le signore Elena Raimondi ed Elena Botta, si tratta di Daimon, abbiamo la signora Daniela Bianchi, e si tratta di La Luce, abbiamo Tommaso Napoleone che ne è il presidente e che, devo dire la verità, è quello che mi ha dato il là per dare il via a questa iniziativa. Queste associazioni garantiscono il fatto che le persone che vengono proposte alle famiglie siano persone, come dicevo prima, che hanno o seguito un percorso di formazione da loro stessi gestito e coordinato, oppure abbiano una esperienza certificata di, non mi ricordo, almeno 12 mesi forse di lavoro. Nel caso in cui le persone che vengono proposte siano persone di nazionalità straniera, devono avere superato un test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, confesso di non sapere quale sia il contenuto del livello A2 della conoscenza della lingua italiana, però evidentemente immagino che questo significhi che siano in grado di interloquire correntemente con i loro datori di lavoro e soprattutto con i loro assistiti. Con questo mi taccio, passo la parola
alla dottoressa Zucchi, dopodiché parleranno i responsabili degli sportelli per illustrare un pochino meglio la loro attività e il funzionamento degli sportelli. Quindi per il momento grazie. Sì, la dottoressa Zucchi, che tutti la conoscono, ma è comunque la funzionaria dei servizi sociali e la coordinatrice del distretto dell'ufficio di Piano. Vorrei dire che sono arrivati dei finanziamenti sul distretto che dovranno essere erogati alle famiglie che attraverso lo sportello, i tre sportelli, assumeranno la propria badante. Noi non avevamo ancora ricevuto dei contributi perché non avevamo ancora accreditato nessuna società, nessun ente. A questo punto i tre sportelli dovranno tenere un registro dove andranno a inserire le persone che faranno richiesta di inserimento e che hanno le caratteristiche che illustrava l'assessore. Questi registri periodicamente vengono trasmessi al distretto e poi pubblicati in maniera tale che i cittadini possono comunque sapere che esiste lo sportello, dove si trova, gli orari che hanno, insomma, di ricevimento al pubblico, che devono essere almeno 15 ore a settimana. E nel momento in cui la persona che ha bisogno della badante assume questa persona utilizzando uno dei tre registri, potrà accedere ad una piattaforma informatica regionale, inserire la sua domanda di contributo che sarà poi valutata dall'ufficio di piano e che erogherà il contributo. Il contributo è fino a 1.500 euro massimo, comunque corrisponde al 50% dei contributi versati per l'assunzione della badante. Sono non più del 50% annuale, sì, non più del 50% e comunque fino a 1.500 euro. Adesso lo diranno loro. Sì, devono garantire un'apertura minima di 15 ore a settimana di apertura, non necessariamente su Saronno, ma in uno dei comuni del distretto, però devono darci questa garanzia. Loro hanno sottoscritto una convenzione dove si sono impegnati a fare queste cose. 15 euro per famiglia al massimo all'anno. In realtà potrebbero, le famiglie particolarmente vulnerabili, potrebbero avere anche un contributo superiore, nel senso che la regione Lombardia ha voluto sperimentare il fattore famiglia lombardo. Il fattore famiglia lombardo è una, come dire, consente ai cittadini lombardi in alcune situazioni come questo di come dire, avere un contributo maggiore a fronte della dimostrazione di avere una vulnerabilità, una fragilità particolare all'interno del nucleo familiare. Quindi, partendo dall'ISEE di riferimento, che comunque in questo caso è 25.000 euro, cioè il datore di lavoro della badante deve avere massimo 25.000 euro di ISEE, può far domanda di accesso al contributo, se poi dimostra attraverso tutta una serie di certificazioni che all'interno del suo nucleo familiare il suo è un nucleo particolarmente vulnerabile, potrebbe avere un contributo superiore fino a un massimo di 3.000 euro. Quindi la regione vuole arrivare a creare un registro lombardo degli assistenti familiari e questo è il motivo per cui ha incentivato e ha creato, come dire, questi contributi, partendo dal presupposto e dando la possibilità alle famiglie che in questo momento magari hanno le badanti anche irregolari di fare iscrivere queste persone, lo dice chiaramente l'assessorato lombardo della regione Lombardia, di fare iscrivere queste persone e di riassumerle. Quindi si vuole da una parte far emergere ovviamente il lavoro irregolare, dall'altra parte avere la possibilità di poter avere a casa propria delle persone che abbiano un minimo di qualifica, un minimo di professionalità. La regione incentiva anche gli sportelli attraverso dei contributi che vengono erogati direttamente allo sportello per l'implementazione degli stessi,
ci ha dato a questo, per questo fine ci ha dato la possibilità di disporre di 8.000 euro che dobbiamo però capire come poter girare agli sportelli. Non è chiaro perché la regione parte dal presupposto che lo sportello sia gestito direttamente dai comuni, cosa che ovviamente non è possibile, per cui noi abbiamo invece deciso di convenzionarci con chi lo fa di mestiere, quindi è molto più bravo di noi a fare questo tipo di selezione. E dopodiché noi dovremo capire il meccanismo attraverso il quale possiamo in qualche modo andare ad aiutare questi sportelli a sopravvivere. È molto semplice fare la domanda perché si accede a questo sito bandi online di Regione Lombardia. Noi comunque nei nostri siti dei comuni del distretto abbiamo tutte le indicazioni, quindi tutti sono in grado, andando a consultarli, di capire come si accede alla piattaforma informatica, eccetera, eccetera. La compilazione della domanda di accesso al contributo è semplice ed è intuitiva. In ogni caso i comuni sono a disposizione per qualunque informazione, così come daremo le informazioni agli sportelli, che quindi informeranno i cittadini che è una possibilità in più che viene loro offerta, se chiaramente si avvalgono dei loro registri. L'unica altra alternativa che ha in questo momento Regione Lombardia e che finanzia, che ha Regione Lombardia di dare un contributo alle famiglie con le badanti è l'accesso alla misura B2, la cosiddetta B2, che sono i fondi destinati alla non autosufficienza. Anche in quel caso chi ha i requisiti per accedere al bando e ha una badante in regola può avere un contributo che varia dai 200 ai 400 euro mensili. Chi accede a quel contributo non può accedere a questo dello sportello familiare, chi non accede a quel contributo può invece accedere a questo che stiamo illustrando adesso. Direi che è sufficiente. Due cose, posso? Sì. L'idea mi sembra ottima, nel senso che anche quello di utilizzare delle persone professionalizzate e non lasciare alla ricerca. Credo che almeno, adesso faccio un ragionamento un po' più complessivo, però anche come distretto, un messaggio alla regione che 1.500 euro l'anno per regolarizzare una badante è una voce in un oceano. C'è chi ha avuto a che fare con una badante sa qual è il costo reale. Quindi come strumento mi sembra un po' restretti, un po' minimale, ecco, rispetto all'obiettivo, poi piuttosto è sempre meglio di niente. Esatto. Questo io sono sempre per vedere bicchiere mezzo pieno, però credo che un messaggino, anche perché poi come tu hai detto giustamente, non posso accedere al 200 euro mensile della B2 se accedo a questo, quindi non sono degli aiuti che si sommano. Cioè la cifra mi sembra un po' scoraggiante rispetto a che ho avuto a che fare, cioè proprio praticamente diciamo che il costo sia veramente giustamente elevato per la professionalità che si richiede. Quindi l'idea la vedo veramente molto buona, l'idea di avere anche degli enti accreditati che supportano la ricerca. Ci vedo un attimino una debolezza dal punto di vista della risorsa economica. Speriamo che possa migliorare, faremo. C'è da dire che è l'unica regione d'Italia che fa questa cosa. Cioè, è un discorso generale, poi noi siamo qua, parliamo di questo, però. È che il numero delle badanti sono in Italia sono veramente tante. Sono tante, sì, sono tante, poi sappiamo come funziona, alla fine lavora 24 ore, devi mettere una regola. Cioè, uno deve fare l'imprenditore per una badante, ma l'imprenditore di quelli che guadagnano meno se vuole avere tutto in regola, altrimenti poi vengono a fare i problemi. Sì. Ma prima di passare la parola ai rappresentanti degli sportelli, sottolineo un'altra mia dimenticanza. Non c'è qui il sindaco, avrei dovuto portarvi i suoi saluti. Il sindaco è in Svizzera, nel Canton Ticino, per un tavolo tecnico tra la provincia di Varese, di cui è vicepresidente, e il Canton Ticino, per non so quale iniziativa comune. Mi ha chiesto di salutarvi, naturalmente me ne ho dimenticato, quindi lo faccio adesso. E ora direi che possiamo iniziare con gli sportelli. Andrei in ordine rigorosamente alfabetico, anche perché così Tommaso parla per ultimo, essendo l'unico uomo, e quindi sportello Diamond, la signora Daniela Bianchi.
Allora, due parole su chi siamo, certo, per identificare un attimino la nostra realtà. Allora, effettivamente lo sportello identificato come Fondazione Diamond, in realtà siamo due realtà in collaborazione, ovvero intanto Fondazione Diamond è l'ex associazione Padre Monti, quindi una realtà molto molto radicata sul territorio e super conosciuta. Oggi purtroppo il dottor Bertoldo non ha potuto accompagnarmi perché è in esami vari con l'istituto tecnico e quant'altro. In realtà insieme a Fondazione Diamond c'è una realtà che si chiama, che io rappresento, che è la DB Skilling Movement, siglata DBC, che è una realtà esistente dagli anni 90, accreditata sia la formazione che il servizio al lavoro, che ha operato in tutti questi anni molto sull'area milanese e sud del tutto il territorio sud di Milano. Come mai ci siamo uniti con Fondazione Diamond? Fondamentalmente per il fatto che noi abbiamo il connotato dell'accreditamento in servizio al lavoro e quindi loro, unicamente accreditati al momento i servizi di formazione, abbiamo trovato insomma una certa sinergia e quindi abbiamo unito le nostre forze. In più la nostra caratteristica, la nostra specializzazione è fondamentalmente nell'ambito sociosanitario, quindi noi da sempre facciamo i corsi per operatori sociosanitari, per assistenti familiari, da qualche anno anche per animatori per anziani, quindi il nostro connotato è fortemente, a livello formativo, fortemente improntato su questo indirizzo. Detto questo, vediamo un attimo lo sportello. Quindi noi, allora, un elemento importante è che siamo come iniziativa nuovi sul territorio, perché comunque Fondazione Diamond, molto conosciuta, ha un altro mestiere, che è il mestiere della formazione pura. Quindi che cosa ci siamo trovati a fare? A partire veramente, come si suol dire, da zero sul discorso di attivazione di questo sportello. Anche perché, altro nostro connotato, non è quello già di caratteristiche di collocazione o piuttosto che di somministrazione. Noi nasciamo come realtà accreditata di servizi al lavoro, quindi all'orientamento e alla ricerca attiva del lavoro. Detto tutto questo, abbiamo impostato lo sportello secondo il decreto di regione. Quindi come funziona, pura sintesi, perché poi è indicato, non ci siamo discostati dal decreto. Quindi c'è una parte di servizio dedicato alle famiglie, una parte di servizio dedicato ai candidati badanti, chiamiamoli così per semplicità, come ha fatto lei prima, l'assessore prima. Allora, rivolto alle famiglie, abbiamo impostato il nostro lavoro fondamentalmente per andare ad identificare, fare un'analisi dei fabbisogni, perché ovviamente non ci è una consulenza in prima istanza, perché la persona, sì, è vero, arriva, la famiglia, i familiari, anche per lui, arrivano con l'esigenza, spesso per domani. Questo è un limite che poi vi riprendo un attimino rispetto alla nostra realtà. E quindi una consulenza, un'analisi dei fabbisogni per arrivare a capire se hanno unicamente bisogno di quello che è un assistente familiare, una badante, o seppure debbano anche accedere ai servizi sociali piuttosto presenti sul territorio. A volte magari ci arrivano già dai servizi sociali, in questi pochi mesi abbiamo già riscontrato anche il verso opposto, quindi magari arrivano già con identificata la loro esigenza, ma noi comunque la riprendiamo. Fatto questo, noi cerchiamo di esaminare chi è nel nostro registro e cercare di incrociare, quindi quello che decreto chiede, di incrociare domanda offerta fondamentalmente. Quindi ad oggi noi non attiviamo una ricerca e selezione, ad oggi noi, per rispondere in modo molto molto diretto alla richiesta regionale e poi del comune, noi andiamo a incrociare domanda offerta. Okay. Fatto questo, poi è ovvio che nel momento in cui va a termine l'assunzione, quindi diamo anche ovviamente una consulenza per poter attivare il contratto, quindi siamo in partnership con una realtà simile a un CAF, insomma, che ci possa consentire di dare il servizio totalmente completo, e poi ovviamente nell'ipotesi avanzata in cui
la famiglia possa avere necessità per assenza della badante, per ferie o per malattie o quant'altro, cercare sempre dal nostro registro eventuali momenti di sostituzione. Questa è la famiglia. Dall'altra parte invece abbiamo l'assistente familiare che si viene a proporre, e qui dobbiamo in prima istanza verificare i requisiti e vedere che cosa possono portare, quindi in termini di esperienza, in termini di certificazione dell'italiano, e a quel punto andiamo a verificare se ci sia una famiglia che è in queste condizioni. Quindi nulla di diverso, quindi non penso di raccontare nulla di particolare rispetto a quanto richiesto. Abbiamo degli orari che sono diciamo gestiti, ma ve li accenno, comunque cerchiamo di orientarci o al mattino presto, o nell'ora di pranzo, o verso sera, quindi arrivando fino alle 19, credo sia il caso di recitarli, non so se... Si direbbero quegli orari... Perfetto, io comunque ho qui, abbiamo questo, possiamo darvelo, comunque per intenderci, per fare un... sì, è sul sito, sono già sul sito del comune. Sono tutti gli attivi, sono già sul sito del comune, cioè c'è già pronta. Gennaio, febbraio. Cos'era? Febbraio? Gennaio, febbraio di quest'anno. Però comunque, per farle un esempio, al martedì andiamo dalle. Scusate, i giornalisti mi hanno chiesto cosa stiamo chiedendo. Se sono attive, ci stiamo guardando. Se sono attive, gennaio, febbraio. Oggi siamo qui. Stesso perché erano sperimentali da solo di Teorbi e Torbi, cioè i discrimini di oggi. Cioè dare un senso alla conferenza, cioè per capire il senso l'attualità della notizia sta nel fatto che abbiamo ritenuto opportuno rendere noto, più che non con la semplice pubblicazione sul sito del comune della notizia dell'esistenza e del funzionamento di questi sportelli, renderlo noto attraverso di voi. Quindi ci sono un po' di dati di come sta andare di persone. Allora, avevo capito che la presentazione di un servizio che parte adesso invece è già partito a gennaio. Un servizio che è già partito, sì, certo. Loro si sono convenzionati alla fine di dicembre, okay. Hanno sottoscritto la convenzione. È ovvio che questi mesi c'è stato, come dire, il primo avvio, no? Adesso stiamo anche a capire il registro. Infatti, dovevamo far capire, infatti dovevamo portare delle modifiche, eccetera, eccetera. Quindi è stata una prima fase di avvio. Adesso siamo a giugno, a sei mesi possiamo cominciare a dire, e si sono un pochino più consolidati, soprattutto quelli che iniziavano adesso, perché esatto. Poi ci sono delle realtà che già esistevano e che esatto. Lo facevano e che quindi adesso ve lo diranno, come dire, si sono accreditati per dare una valenza in più a quello che già fanno di mestiere, no? Quindi i primi dati, dobbiamo adesso rivedere i registri con gli elenchi che ci manderanno, dobbiamo fare delle modifiche per pubblicare comunque con i dati ufficiali che Regione Lombardia chiede, anche perché la Regione Lombardia ha fatto la legge, ha fatto quella delibera nel 2018, ha fatto il decreto nel 2019, strada facendo ci sta dando le indicazioni. Adesso siamo arrivati alla fine, che abbiamo capito come funziona il bando online, siamo riusciti a farci accreditare con Regione, quindi possono essere ricevute le domande eccetera eccetera, quindi alla fase in cui tutto è finito dal punto di vista amministrativo, e quindi adesso ha senso, come dire, dare l'informazione alla cittadinanza su una cosa che funziona. Prima avremmo dovuto dire sì, però ancora ci sono ci stiamo provando, è tutto in fase iniziale, embrionale, eccetera. Facciamo un primo bilancio allora, diciamo, questo lo diranno ora. Perché se no, cioè, non so se riesco a trasferire il mio concetto, però se io dico al mio capo che facciamo roba per gennaio, un quotidiano, cioè allora cerchiamo di magari, se è possibile, di dare due numeri. Ma infatti, anche, cioè, quante persone sono volte, come è andato, cioè una roba così. Allora. Quindi più che come, perché il servizio c'è già, mi sembra, cioè, quindi adesso cerchiamo di fare un minimo di... Allora.
Sì, ma infatti adesso vado avanti ancora un pezzettino, certo, poi, sì. Proprio perché arrivavo alla parte, diciamo, per quanto riguarda, quanto ci riguarda, operativa, no? Fondamentalmente, come diceva giustamente la dottoressa Zucchi, alcuni consolidano già magari delle posizioni acquisite su questo tipo di mestiere, altri noi nello specifico siamo partiti. Allora, nel partire io faccio alcune osservazioni, che sono osservazioni, tra il resto una in particolare che ho anche condiviso con i referenti di Regione Lombardia, in quanto, quindi come prima osservazione, allora noi nel registro per fare numeri abbiamo tre persone, nel registro che sono idonee, diciamo, per essere inserite. Sono tre, ma hanno delle caratteristiche che sono quelle che peraltro ci stanno pervenendo ad oggi, poi sentirò i colleghi cosa dicono, che non sono persone disposte alla convivenza, ma sono persone disposte a fare degli interventi a ore, quindi come assistenti familiari, ma con degli interventi a ore. Ecco, una cosa molto molto importante, ed è qui che parlo di Regione Lombardia, è che abbiamo visto tante persone che non ne avevano i requisiti per l'inserimento nel registro. Lo scoglio che troviamo più evidente è la certificazione della lingua italiana, perché magari hanno fatto in chiaro, tra virgolette, consentitemi, hanno fatto un mestiere che è documentabile in quanto sono stati assunti regolarmente e quant'altro, ma la certificazione della lingua italiana, quindi questi signori parlicchiano, ma non hanno, ma al di là che potrebbero anche parlarlo, ma se non hanno la certificazione noi non possiamo andare. Quindi primo ostacolo questo. Il secondo ostacolo è che quando non c'è l'esperienza, e ci è capitato, noi dovremmo ricorrere alla formazione, in quanto Regione Lombardia scrive nel decreto, perché c'è proprio il paragrafo, c'è possibilità di far gratuita questo intervento attraverso la dote dell'unica lavoro, che è un'iniziativa con risorse finanziate dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020 che consentono alla persona disoccupata di accedere a questo percorso. Il problema è che nel 2019-2020 la Regione ha ritoccato le modalità di utilizzo delle risorse, di conseguenza, per una serie di motivi, perlomeno noi, poi ho piacere di sentire i colleghi, noi non siamo in grado di fare in modo funzionale alla persona, quindi in modo gratuito, non riusciamo a fare dei percorsi quindi finanziati, nel senso che le risorse non sono sufficienti. Possiamo farlo, uno probabilmente lo faremo, però ecco, abbiamo questa prima difficoltà sulla formazione. Io sono intervenuta con i referenti di Regione Lombardia, stanno esaminando, stanno cercando di trovare una soluzione per inserire la possibilità in modo più strutturato di poter fare i corsi per assistenti familiari. Quindi c'è questo primo aspetto che è molto importante, perché noi le troviamo le persone non idonee al registro. Allora, ci possiamo fare anche un registro d'appoggio, ma soprattutto rispetto alle cose che voi avete presentato, sono persone che non possono, poi famiglie che non possono accedere a questo. Il secondo aspetto, e qui io sono stata molto contenta di sapere di questo incontro, diciamo tra virgolette, pubblico, perché io ritengo che sia molto importante che le famiglie siano sensibilizzate sull'importanza della competenza. Cioè, molto spesso la famiglia, per passaparola, per quello che vuoi, apprezza la persona che è sorridente, che tratta bene l'anziano, che... ma non è sensibile al fatto di dire: io ho bisogno per domani della persona, è formata, non è formata, non so se anche voi lo vedete. Allora non importa, quindi anche fare un corso finanziato, rischiamo di non avere gli allievi in aula. Perché? Perché il badante arriva e fa: guardi, è vero, adesso non lo sto facendo, non lavoro, però guardi caso, probabilmente mi arriva attraverso, quindi io lavoro, quindi io perché devo inserirmi nel registro, perché devo fare la certificazione di italiano, tanto prima o poi lavoro. Quindi ecco, il sensibilizzare, io forse sono un po' pesante su questo aspetto, ma io quando parlo con le famiglie e dico: ma hai badato al fatto che tu hai un anziano allettato o è un anziano cateterizzato, scusate se ho un diritto di certe cose, hai capito tu che l'assistente familiare sia in grado di poter operare? Quindi non è un operatore sociosanitario, non è un infermiere, ma deve essere una persona molto attenta.
Quindi per darvi un ritorno di quello che noi in questo momento abbiamo riscontrato è assolutamente, primo appunto i conviventi sono piuttosto scarsi, perlomeno quando ci sono capitati. Poi aspetto formativo, e quindi di conseguenza non riusciamo ad arricchirlo, perché un po' per mancanza di risorse, un po' per mancanza di interesse, noi non riusciamo, quindi non riusciamo, ci stiamo lavorando, però abbiamo preso visione di questo tipo di problema, quindi questo ve lo dico per certo, perché questo è un piacere di sentire i colleghi degli altri due sportelli, perché per noi è una difficoltà, quindi io credo di aver detto tutto. E allora passiamo la parola a Sportelli Nergheia, Elena Raimondi ed Elena Botta. Sì, grazie. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Diciamo che Energia Impresa Sociale SRL è una realtà presente sul territorio lombardo da tantissimi anni. Dal 2009 Energia ha l'accreditamento delle politiche attive del lavoro su 6 sedi in tutta la regione, con chiaramente province diverse, anche qualcuna nella stessa provincia. Oltre ad avere dal 2010 l'accreditamento ai servizi e alla formazione, quindi diciamo che ci occupiamo di domanda offerta di lavoro già dalla vecchia gestione del primo sportello lavoro aperto in via Carcano che saranno all'inizio del 2000, e poi abbiamo sviluppato le nostre competenze. Tutte le varie sedi aperte sui territori lombardi hanno, oltre appunto ai servizi al lavoro, la formazione e degli sportelli aperti alla cittadinanza per il lavoro, diciamo così, a 360 gradi, oppure per quella nicchia molto particolare, molto delicata, che è il lavoro domestico, quindi lo sportello col fai badanti, sportello assistenti familiari, poi ognuno lo può chiamare in un modo diverso, ma quello che si vuole andare a dare, e per cui è apprezzabile, mi permetto un commento, l'iniziativa regionale, poi può giustamente essere migliorata, però è apprezzabile perché si va a dare alla famiglia l'opportunità di operatori maggiormente formati o formabili, e nello stesso tempo però anche un luogo dove potersi rivolgere, perché spesso la caduta, la rottura del femore, fino a ieri stava bene il papà, da domani e da oggi succede il disastro, quindi l'urgenza crea sempre un po' di panico. Quindi diciamo che la nostra storicità credo che ci abbia fatto affrontare nelle diverse province, su tutto il territorio lombardo, queste necessità, questi bisogni delle famiglie e delle persone già da anni, almeno da 15 anni siamo su questo territorio. Come realtà, azienda, occupandoci sia delle politiche attive che della formazione, abbiamo anche servizi alle aziende, fondi interprofessionali, opportunità di fondi gratuiti per disoccupati, oltre a quelli che mette a disposizione la Regione Lombardia, che citava adesso Daniela, rispetto appunto alla dote lavoro. Quindi la formazione gratuita si può fare anche con altri fondi. Cioè noi siamo in grado di offrire, di dare un'offerta formativa a chi è disoccupato, anche attingendo altri fondi e quindi lasciando la formazione gratuita, cosa che noi al momento stiamo facendo. Quindi non è la figura normata da Regione Lombardia dell'assistente familiare da 160 ore, per darvi un'idea, perché non ha la copertura finanziaria con dote lavoro, ma possono essere dei corsi diversi con i fondi format e con altri fondi che però per l'utilizzatore sono gratuiti, quindi alla fine la formazione la raggiungiamo più o meno nello stesso modo, anche di 200 ore noi facciamo corsi. Okay. Nello specifico sul comune di Saronno, giusto per dire, siamo partiti in via Carcano, qualcuno forse se lo ricorda, lo sportello l'ho avviato io, per cui mi sta particolarmente a cuore dirlo, proprio operativamente, con partner diversi, non ci chiamavamo Energia, avevamo delle altre sigle, ma il servizio era quello, l'offerta gratuita di un'opportunità di una banca dati di lavoratori alle famiglie per tutto il distretto saronnese, e dall'altro lato l'offerta invece a chi cerca lavoro di un'opportunità lavorativa, quindi andando anche a offrire informazioni su quello che, con dei consulenti esperti, rispetto al contratto, la durata, la possibilità di attivare un contratto a prezzi calmierati, quindi la predisposizione della busta paga, il calcolo dei contributi, il CU di fine anno e così via. I nostri sportelli danno questa offerta da sempre, diciamo, questa gamma di offerta di servizi.
Quindi via Carcano siamo passati poi in via Volonterio, siamo stati in viale Santuario, adesso siamo presso Casa Marta, via Petrarca. Lo dico perché lì c'è anche una concentrazione di offerta di servizi alla persona o alla famiglia, e quindi abbiamo ritenuto di dare un'offerta in un po' un punto che potrebbe essere, come dire, strategico. La famiglia va, non gira sette posti diversi, avendo confusione magari di luoghi, di orari, eccetera, e abbiamo tre mattine a settimana lo sportello aperto a Saronno in Casa Marta, poi se vuoi ci sono, c'è la locandina, e un giorno l'abbiamo aperto a Gerenzano, perché sulla sede di Gerenzano, all'interno del gruppo Villaggio Amico, dove ha una sede operativa in Ergheia, facciamo parecchi corsi di formazione anche con una qualifica poi professionale maggiore, che è quella della figura dell'ASA, dell'OS, quindi chi poi volesse anche andare avanti, perché anche la badante non è detto che tutta la vita faccia questo mestiere, no? Si forma e poi può avere accesso ad altre forme lavorative. Benissimo, come crescita professionale offriamo una gamma completa. Ok, ecco, quindi all'interno dei nostri servizi questa è un po' l'attività. Nello specifico sul funzionamento dello sportello di Casa Marta, Elena Botta, la mia collega, è presente su Saronno. All'interno, da quando siamo lì, da febbraio del 2018, quando ha aperto la struttura Casa Marta, poi convenzionati col comune da fine anno 2018. Adesso direi che diamo qualche dato numerico per far vedere lo startup, le modalità, un po' le avete già dette, non voglio ripetermi, ma qualche numero rispetto alla presenza del 2018-2019, poi nello specifico con lo sportello condiviso degli assistenti familiari. Quindi lascio la parola alla mia collega Elena. Buongiorno, io sono Elena Botta, mi occupo di selezione del personale dal 2006, ho sempre lavorato per l'agenzia di lavoro. Dal 2017 ho iniziato la collaborazione appunto con l'Ergheia Impresa Sociale. Per quello che riguarda in modo specifico lo sportello Colfe Badanti, nel 2018, giusto per darvi qualche dato numerico, ho colloquiato qualcosa come 350 badanti. Questo su tre mattine a settimana, dalle 9 alle 13, al martedì, mercoledì e venerdì mattina. 350 badanti nel 2018, candidate che possono avere più o meno esperienza nella mansione, una qualifica, appunto un corso di formazione effettuato, oppure la volontà di partecipare a dei corsi di formazione per migliorare le proprie competenze. Al contrario di quello che diceva la collega prima, io invece sto vedendo tantissime persone disponibili al vitto alloggio. Il grosso delle persone che mi arriva è proprio disponibile a lavorare H24, sono chiaramente quasi tutte persone straniere. Quindi l'anno scorso 350 persone e una media di contratti, 9-10 contratti al mese, con i nostri collaboratori amministrativi che appunto gestiscono quello che è anche la consulenza, quindi comunque se la famiglia chiede anche un aiuto che dal punto di vista amministrativo, una copertura amministrativa. Da gennaio a giugno di quest'anno ho già incontrato 160 persone, quindi parliamo di un certo numero di candidati. Non badanti all'interno di questa sperimentazione dello sportello? Nell'anno 2018. Cioè, diciamo, gennaio, no. Esisteva da prima, dal 2000. Lo sportello badanti di Ergheia esiste dal 2000. Il vostro sportello? Il nostro, esatto. Okay. C'è, poi, una storicità. C'è una storicità. Nell'anno 2018 ne abbiamo incontrate 350. Il vostro sportello come? Il nostro sportello. E poi avete fatto che è al servizio del territorio ed è gratuito. Nel 2019, da cui è iniziata, adesso lo sta dicendo. Dal 2019, quindi da gennaio di quest'anno fino a giugno, siamo arrivati già a 160 persone incontrate. Di media vengono 3-4 famiglie ogni mattina lì alla casa di Marta a chiedere appunto aiuto per ricercare il personale, che vuol dire che giustamente anch'io mi occupo di quello che è indirizzare la famiglia verso qual è la risposta migliore alle esigenze, perché appunto magari alle volte arrivano dei familiari convinti di aver bisogno, non so, di un tot di ore, poi alla fine invece andiamo sulla convivenza, cioè dipende veramente anche da fare l'analisi del fabbisogno della famiglia stessa, e incrociare appunto domanda e offerta
con le persone che vengono a iscriversi, che chiaramente valutiamo in base alle competenze, in base al percorso formativo, in base a come si presentano effettivamente, quindi anche al modo di porsi, la conoscenza linguistica, la disponibilità oraria, che ormai è lo spartiacque, perché chiaramente ci si basa proprio anche sulla disponibilità effettiva delle persone. E diciamo, quindi siamo sulle 160 persone incontrate da inizio anno, sempre una decina di contratti al mese, più che altro di convivenza. Arrivano anche delle richieste, diciamo, dalla sera alla mattina, oppure anche per sostituzioni estive, quindi anche per persone che vogliano anche andare in vacanza con le famiglie, che vogliono portare l'anziano con loro in vacanza, quindi cerchiamo di rispondere anche in tempo reale alle esigenze. In certi casi faccio fare proprio dei colloqui in tempo reale, nel senso che ho magari le badanti lì fisicamente in sala d'attesa, so come gestire, ormai conosco anche alcune di loro, perché vabbè, chiaramente la collaborazione va avanti nel tempo, e quindi magari in tempo reale faccio fare alla famiglia lì nelle sale della casa di Marta dei colloqui, per cui magari arrivano ed escono da lì già con la badante. Per cui ci si gioca anche sulla velocità, fondamentale. Una dimissione improvvisa da un ospedale crea una necessità. Hai bisogno giustamente dalla sera alla mattina di qualcuno che ti aiuti. Poi per quello che riguarda anche il discorso appunto della casa di Marta in generale, lì all'interno della casa di Marta ci sono vari tipi di servizi, tra cui per esempio anche la rete rosa, antiviolenza, discorsi di questo tipo. Noi cerchiamo anche di fornire personale che magari è in un momento di difficoltà, ma anche come modo di ricollocare queste persone, cioè dare una possibilità lavorativa a persone che sono in un momento di disagio, di difficoltà, e che magari anche grazie al lavoro domestico, cioè andando a lavorare magari facendo le pulizie, piuttosto che insomma si ricollocano. Per quello che riguarda gli assistenti familiari, quindi il discorso anche corsi formativi, nel 2018 con Energei abbiamo realizzato due corsi di formazione assistente alla persona piuttosto che animatore anziani, quindi andiamo anche a qualificare le persone tramite un percorso di formazione gratuito tra l'altro per i disoccupati del corso Formatemp. Quest'anno, nel 2019, abbiamo realizzato un corso a febbraio e un altro è in itinere adesso a giugno, sempre per assistente familiare, assistente anziani, e stiamo puntando molto, sempre per la formazione, anche sui corsi di lingua italiana, come primo strumento proprio anche di integrazione della persona e chiaramente poi sbocco lavorativo, perché chiaramente se migliori le tue conoscenze linguistiche ti riesci a rivendere anche meglio. L'anno scorso abbiamo realizzato 4 corsi di italiano, sia base che intermedio, e anche quest'anno, in 6 mesi, quindi da gennaio, abbiamo realizzato altri 4 corsi. 2 corsi di italiano base, 2 corsi di italiano intermedio, di cui uno è in svolgimento adesso, e sono corsi di 40 ore, realizzati sempre col Formatemp, gratuiti per persone disoccupate che non stanno lavorando, e che poi cerchiamo ovviamente di inserire anche nei nostri registri, nei nostri gestionali, anche per poi ricollocare queste persone proprio nell'ottica anche dello scopo lavorativo. Per quello che riguarda il registro assistenti familiari, noi abbiamo una 50 di persone che hanno le caratteristiche richieste dalla Regione Lombardia, quindi al momento abbiamo inserito nel registro degli assistenti 50 persone. E poi abbiamo chiaramente un nostro gestionale interno dove inseriamo anche persone che hanno uno storico diverso. Quindi, come dire, è vero che se ci fosse lo strumento dote con la possibilità di fare le 160 ore, tutte le persone che non rientrano oggi nello sportello, nella banca dati comune, queste 200-300 colloquiate, le formiamo e le mettiamo, diciamo, secondo i requisiti richiesti e condivisi. Però in mancanza di questa opportunità cerchiamo di utilizzare le strumentazioni che abbiamo a disposizione gratuitamente per le persone che incontriamo. L'offerta di matching per la famiglia è sempre comunque gratuita, se vogliono anche la stipula del contratto oppure un preventivo per avere un'idea di dove, a cosa si va incontro, siamo in grado di offrire queste opportunità. E comunque seguiamo proprio anche le famiglie passo passo, perché nel momento in cui vengono facciamo l'analisi del fabbisogno, lasciamo già dei numeri di telefono piuttosto che facciamo già dei colloqui in tempo reale, poi chiaramente ci si sente strada facendo per il feedback, i riscontri, vedere, e assistiamo proprio anche la famiglia poi una volta che prendono la badante, anche per eventuali necessità, sostituzioni piuttosto che problematiche che si possono presentare, seguiamo proprio, cioè facciamo veramente una consulenza, un'assistenza alle famiglie in caso di bisogno. Quello che prende dello sportello. Grazie. Grazie. E allora chiude Tommaso Napoleone della cooperativa La Luce. Buongiorno a tutti.
La cooperativa La Luce è affiliata al Marchio Privata Assistenza, con cui è conosciuta sul territorio. Siamo operativi da circa, da poco più di 12 anni sul territorio, e noi ci occupiamo esclusivamente di assistenza a domicilio per anziani. Lo facciamo con varie figure professionali, quindi abbiamo infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitario, per interventi, diciamo, anche spot, eccetera, eccetera. Dal 2016-2017 siamo accreditati presso il Ministero del Lavoro per fare la ricerca e selezione delle badanti, assistenti familiari, e il nostro sportello si trova a Saronno, in via Silvio Pellico 17, è aperto tutti i giorni, 7 ore al giorno, 35 ore alla settimana, e noi facciamo la ricerca e selezione delle badanti verificando le loro esperienze pregresse, quindi chiamiamo anche le famiglie dove hanno lavorato per una verifica dell'operatività della badante, e verifichiamo se tutto corrisponde, perché a volte scrivono cose nei curriculum vari che non corrispondono a vero. Secondo, quindi abbiamo questa lista di badanti che sono disponibili, quasi tutte cercano il domicilio, quindi l'H24 che si parlava, ed è un flusso continuo giornaliero, cioè vanno anche, perché in Italia oggi ci sono circa 2 milioni di badanti, quindi sul nostro territorio ce ne saranno più di 3.000 come numero di badanti, saranno 3.500. Facciamo poi i colloqui con le famiglie che ricercano le badanti, facciamo sempre un sopralluogo a domicilio per verificare le reali esigenze e le caratteristiche, perché poi anche la famiglia a volte quando racconta le loro esigenze magari non è precisa, e quindi verifichiamo la casa, come si trova, se la badante ha la sua camera a disposizione, se c'è, vive da solo, se vive con il marito, con la moglie, se ci sono i figli a casa, verifichiamo una serie di esigenze, in modo da, quando facciamo il matching alla famiglia, verifichiamo che la badante che noi proponiamo, sempre più di una, facciamo conoscere la famiglia due, tre, quattro badanti, in modo che possano farsi le domande, possono chiedere, e cerchiamo di individuare quindi la badante che si avvicina di più alle esigenze di quella famiglia. Li seguiamo poi alla famiglia e informiamo che cosa significa assumere una badante, che cosa significa tenerla in nero, perché il mercato delle badanti è molto in nero, dato che alcune famiglie sono entrate da noi che hanno con delle vertenze sindacali anche con costi altissimi, quindi li mettiamo in corrente che persone straniere, magari extracomunitarie, non in regola, si va in mezzo a un bailando. E quindi loro diventano datori di lavoro, quindi hanno delle responsabilità verso la badante, ma hanno anche dei diritti. Quindi cerchiamo di dire tutte quelle che sono i pro e i contro di avere a casa una badante. E specialmente la parte economica, perché tenere una badante in regola è caro per una famiglia, ma non c'è. La legge dice che le badanti hanno un contratto apposta che CCNL Corfo Badanti, quindi è normato, loro l'assumono, noi tramite dei partner tipo la CISL, così abbiamo, gli aiutiamo anche a fare il contratto di lavoro, la CISL poi dà le giuste paghe, le tredicesime, il MAV per pagare i contributi, eccetera, eccetera. Teniamo monitorata la situazione della famiglia nel primo mese per l'inserimento in famiglia, in quanto è importante. Tante volte la badante può essere brava, ma poi l'inserimento in una famiglia è sempre complicato. E gestiamo anche le sostituzioni delle ferie, la gestione delle malattie delle badanti, la badante che va via, quindi di colpo. Noi offriamo anche un servizio di reperibilità H24, 7 giorni su 7, quindi noi siamo sempre presenti. Il flusso di badanti è quotidiano che entrano a cercare lavoro. Noi cerchiamo di normarlo nella fase dei colloqui, facendo una prima scrematura del curriculum, e le famiglie che vengono a chiedere a noi le badanti come gli operatori sociosanitarie sono tantissime al giorno, quindi noi
Abbiamo solo come operatori sociosanitari sul territorio quasi 50 collaboratori che lavorano sui comuni di Saranno che lavorano, diciamo, per servizi sport. Più dei badanti, anche noi siamo un numero che diceva bene. Siamo su quel numero lì, anche forse poco più, però anche se purtroppo la parte economica per una famiglia di un badante è un problema, tanti si rivolgono al nero, all'amica della conoscente, poi alla fine vengono da noi perché le badanti fanno anche caporalato fra di loro, quindi è un mercato un po' particolare. E quindi noi cerchiamo di responsabilizzare molto le famiglie su questa cosa. Ecco, io sono stato veloce perché non l'hanno già detto tutto, quindi se allora, avete bisogno di informazioni, qui ci sono i momenti. Grazie mille. Se volete fare una foto, cioè confrontarmi con voi che fate anche formazione. Uno dei problemi, no? L'abbiamo visto prima con il riconoscimento della lingua italiana, come però abbiamo a che fare quindi con delle persone che magari faticano ad avere l'italiano come competenza, no? Altre competenze. Però possiamo avere a che fare anche con persone che hanno avuto dei problemi per cui faticano a parlare. Quindi, insieme al discorso dell'italiano, il discorso di comunicazione aumentativa alternativa. Comunicazione aumentativa alternativa, che è quella comunicazione che si fa quando mancano appunto il linguaggio. Cioè io ho notato proprio anche di persone lavorando con persone, che si crea proprio anche con persone che vogliono un certo rapporto, sì. Non riuscendo più a capirti, quindi con persone che parliamo di italiani, no? Non riuscendo più a comunicare, si crea poi un distacco, si crea un nervosismo. No? Sì. La comunicazione alternativa aumentativa, che è uno strumento che utilizziamo anche per i ragazzi disabili, certo. Potrebbe essere, però, cioè, ve lo butto lì, se nella formazione questo strumento che è utilissimo, perché poi quando lo apprendi, sia come persona che ha avuto un problema linguistico nel linguaggio, sia come operatore, diventa semplice nel comunicare. Cioè tramite dei gesti, delle figure, che tu riesci a comunicare il bisogno che hai. Cioè ho bisogno di un bicchiere d'acqua, c'è una strumentazione che ti permette di comunicare in quel modo lì. Altrimenti si creano degli attriti, che posso capire poi, avendo a che fare maggiormente con persone extracomunitarie, piuttosto che vengono amplificati. Non sembra il familiare che fa da tramite, anche il familiare a volte fatica. Quindi nella formazione magari tenere presente se questa. Vi ringraziamo. Grazie. Vi salutiamo. Noi abbiamo al volo un'altra riunione su un altro argomento e ce ne andiamo. Vi congediamo.